Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un film che tratta una saga videoludica che, beh ecco, è abbastanza famosa. Stiamo parlando del film di Uncharted. Come al solito io giudico in base a tre cose: trama, personaggi e obiettivo del film. Partiamo con la trama. La trama è questo Nathan Drake, che praticamente è giovane, più o meno adolescente, e incontra il suo vecchietto. Allora, io non sono un fan della saga, anzi, so solo che parla di tesori e che il protagonista si chiama Nathan Drake. Fine. Mai giocato questa saga e un pochino mi dispiace, ma purtroppo essendo un PC gamer da un sacco di tempo, me lo sono perso perché dovrei scaricarmi un emulatore e non mi va. Oppure dovrei comprarmi una Play, ma col cazzo. Comunque, tornando sulla trama, Nathan Drake è adolescente qui. Voi direte, allora parlerà di quando lui incontra il vecchietto che non mi ricordo come si chiama, amichetto insomma che gli dà i lavori? No. Cioè, sì, parla di quello, ma ne parla con le linee temporali un po', ecco, sfanculate, del tipo che nel gioco il vecchietto incontra Nathan quando è piccolo, mi pare in Sud America, mentre sta in un museo, e qui invece lo incontra mentre fa il barman, c'ho già tipo 20 anni almeno, cioè tipo l'età mia. E per di più il vecchietto non è vecchio, perché è Mark Wahlberg, quindi quarantenne, cinquantenne massimo, mentre sì, quando lo incontra è più o meno cinquantenne, tipo il vecchietto sulla storia del gioco, però poi appunto è vecchietto. E voi direte, allora parlerà appunto di quando si incontrano, solo che magari Nathan Drake è un po' più grande? No. Col cazzo. Parla della trama praticamente del terzo, immischiata con trame a caso. Praticamente è tipo un immischio di tutti quanti i capitoli. E lo so perché mi sono andato a vedere i video. Quindi a livello di trama, cioè io, ripeto, sono uno che non l'ha mai giocato. Io direi pure che è carina, perché comunque è ben fatta. E il problema è che non lo chiami Uncharted. O perlomeno lo chiami Uncharted, ma cambi personaggi se vuoi fare la storia così. Non prendi la storia... È come se io prendessi, che ne so, le storie di una saga famosa di videogiochi, che ne so, God of War, ok? E li mettessi tutti in un film. No, non funziona così. E poi metti Kratos bambino. Cioè, non c'ha senso. Per di più... vari personaggi, tipo la tizia che sta col vecchietto ma che a dir la verità nel gioco è cattiva. Qui è giovane anche lei ed è nera. Ok, non ci serviva, però vabbè, non mi ha dato troppo fastidio perché, ripeto, io non l'ho visto. Però ecco, io l'ho visto con la mia ragazza che invece lo conosce bene e ha sbroccato per tutto il film perché dice, ma che cazzo, vabbè. Comunque, in poche parole, la trama è questa. Loro devono trovare le due barche di Magellano che non sono mai tornate e che sono rimaste nelle Indie praticamente orientali. E, perché si dice che erano cariche di tesori e tutto il resto, bla bla bla. Tutto si svolge nello scoprire come arrivare a queste barche, insomma... degno di un Uncharted in questo caso. Quindi la trama è bella, degna di un Uncharted, ma allo stesso tempo hanno preso le trame vecchie e l'hanno mischiata e quindi hanno un po' sputtanato il tutto, quindi non posso dargli la sufficienza, perché se no per davvero, cioè, se no uno che se no uno che lo va a vedere dice, ah beh, cazzo, carino, uno che non sa che cos'è Uncharted. Un altro invece mi viene qua sotto i commenti e mi dice, sei un coglione, che cazzo stai dicendo? Cioè, è come se facessero tutti gli Assassin's Creed e Desmond è un coglione cretino deficiente e vaffanculo. Spiegazione fantastica. Comunque, trama, quindi, voto 5.
Personaggi, beh, come ho detto, sono stati un po' travisati, soprattutto il vecchietto, perché il vecchietto l'hanno veramente dipinto come uno che, lo dicono proprio, venderebbe la madre pur di trovare i tesori, cose del genere, quando invece non è così, cioè, su Uncharted il gioco è un vecchietto tanto tranquillo, sì, è un ladro, ruba, però comunque ha una morale, tant'è che infatti si lascia con quella che qui è stata fatta nera, proprio perché quella lì invece non ha scrupoli e dice ammazziamo Nathan Drake perché tanto è un ragazzino di merda, chi gliene frega a nessuno, è un testimone, ammazziamolo. Invece lui si oppone e non glielo permette, anzi poi lo prende anche sotto la sua ala. Quindi insomma è uno che ci tiene a dire la verità a Nathan. E qui sembra che invece è un coglione, cioè che lo sta usando e basta, e che se schiatta da un momento all'altro non gliene frega un cazzo. Quindi non c'ha senso. Nathan invece mi sembra fatto abbastanza bene. Comunque, a dire la verità, come personaggio regge bene. E il problema è il contesto in cui è stato messo non ha senso, perché appunto doveva essere fatto magari, che ne so, non negli anni nostri, ma negli anni 70, come era, mi pare, nel gioco. O negli anni 80, insomma, stiamo lì. E allora sarebbe stato un po' più credibile. Poi ci sono altri due personaggi che sono appunto quella lì che sta col vecchietto e un'altra tizia del quale Nathan ci prende una cotta e quello che cazzo è. Sì, tutto quanto finisce, ve lo dico esattamente come nel gioco, che tipo si scopre che il fratello di Nathan non è morto, vabbè, comunque questo lo si sa, lo si sa. E quindi personaggi, vabbè, dai, qui posso essere un po' più buono, la sufficienza possiamo anche dargliela. Giusto per Nathan, però, perché a dir la verità gli altri fanno tutti cagare. Col cazzo, 5. Comunque, obiettivo del film, per me, portare Uncharted è stata una gran cazzata. Cioè, nel senso, non ne avevamo bisogno. Uncharted è bellissimo ancora da giocare. Ci sono un sacco di videogiochi su cui porterei un film, ma di certo non è Uncharted. O perlomeno, se lo devi fare, fallo bene. Non è stato fatto bene. Non ha attirato chissà quanto le persone, anzi, quelli nuovi che l'hanno visto non sanno di che cosa stanno mettendo, su cosa stanno mettendo mano, hanno semplicemente detto come me, ma caruccio, cioè non è niente di che. Quindi non è che dici, perlomeno hai stupito loro, perlomeno è talmente figo che dici vabbè sti cazzi della trama principale, tanto io non l'ho vista. No, è caruccio, niente di che. E per dirvi, è stata scopiazzata la scena del terzo in cui lui tipo cade dall'aereo con tutti quanti i cosi appiccicati, vabbè. E allo stesso tempo hanno anche deluso i fan della saga, che invece sono andati lì e hanno visto una cosa che non c'entra un cazzo, anzi è uno sputare sopra la saga che amano, quindi non ha senso. Cioè, come appunto, altro esempio, è come se vado a vedere un qualcosa sul Signore degli Anelli e non c'entra un cazzo, e mi fanno gli elfi sullo spazio, cioè, vaffanculo, cazzo mi frega, oppure gli elfi al giorno d'oggi, altra linea temporale, non ha senso. Quindi obiettivo, io gli do un bel 2, perché è proprio mancato, fallimento totale sopra l'obiettivo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, e ci vediamo venerdì, con il doppiaggio di questo film, che sarà una merda.